70 volte l'80. Bon, benvenuti, grazie tantissime per stare questa sera. Come hanno già detto, questi eventi non si fanno senza le persone e soprattutto venire qui dopo una giornata di lavoro, dopo che avete fatto tante robe, venire qua a sentir parlare ancora di lavoro, c'è bisogno di una dose extra di passione e di interessamento. Quindi cercherò di essere più efficace possibile per parlare di qualcosa che è interessante, di condividere quello che sono le mie esperienze, ma anche di ascoltare il vostro punto di vista, le vostre storie, le vostre esperienze che vengono dal vostro contesto. Ora, qual è il piano? Qual è, cosa andiamo a fare questa sera? Come vogliamo strutturare questo tempo insieme? Ho pensato a due momenti differenti. Il primo, dove diciamo guido io e quindi vi condividerò un po' di cose che vengono dal mio lavoro, quindi dalle cose che ho osservato lavorando con i clienti in, soprattutto in Europa e qualche volta anche in Nord America. Parleremo un po' del product strategy, che by the way è il tema di questa sera, quindi non parleremo di cose che non c'entrano molto con la product strategy, quindi riusciremo a tenere un po' il focus qui. Vi aprirò un po' la cassetta degli attrezzi, di quelli che sono i miei approcci quando c'è da parlare di product strategy e quindi di prendere qualcosa che poi funziona nel contesto di aziende, e vedremo poi qual è l'impatto, qual è il risultato di quando si applicano certi paradigmi in specifici posti dove fondamentalmente si fa software. Forse mezz'ora, no? Diciamo la promessa blanda, cercherò di stare coi tempi, però più o meno mezz'ora qua, più o meno mezz'ora qua, dove mi piacerebbe tanto ancora sentire le vostre impressioni su quello che avrò da dire, avere un feedback da parte vostra se c'è qualcosa che risuona particolarmente dal vostro vissuto, dalla vostra esperienza. Se c'è qualcosa che invece non entra bene nel vostro vissuto, ecco, non combacia bene con la realtà che avete, o sfide che magari potete avere in azienda per applicare certi metodi, qualcosa, un episodio, uno specifico caso, mi perdonerete, che vi piacerebbe discutere, e soprattutto quali possono essere, diciamo, i first step, cioè il primo passo quando poi magari ci mettiamo in testa di voler provare cose così per vedere se poi possono andare bene per il contesto in cui vi muovete. Ci siamo? Abbiamo un accordo? Great. Ok, so fatemi spendere un po' di secondi per introdurre myself. Questi cortocircuiti succedono spesso perché io parlo di questa roba spesso in inglese e quindi adattare la mia mente all'italiano ci avrà un po' di fatica. Bon, questo sono io mi chiamo Matteo, vivo a Berlino, come ho detto prima, vi dicevo, lavoro spesso in Europa, in Germania, in Inghilterra, in Nord America. Cosa faccio di lavoro? Bene, supporto quelli che sono gli executive, i manager e il team in creare processi migliori che le permettano di creare software migliore. Questo è quello, è il mio focus, questo è quello che faccio, quello è dove contribuisco. Ho lavorato per questa azienda che si chiama ThoughtWorks, ma adesso sono un consulente indipendente. E nella mia carriera ho fatto tante robe, sono partito dall'engineering, quindi codice, però anche design, anche project management, scrum mastery, product ownership, queste sono cose che io malgrado mi sono trovato a fare e sono posti da cui ho imparato, sono posti da cui ho attinto. Ok, fatto questo è arrivato il momento di entrare nel vivo, entrare nel topic, e comincio con una confessione, perché personalmente qui siamo qua a parlare di product strategy e io ho un grosso problema con la parola strategy. La parola strategy è una cosa molto difficile da inquadrare, un sacco di persone si riempiono la bocca parlando di strategia, che sono strategici, una visione strategica, strategia del strategia, strategia. Ora, che roba è strategia? Boh, vi dicevo, io faccio il consulente, quindi vado in aziende e chiedo in giro e dico: qual è la vostra strategia? La vostra strategia di prodotto? E
Questo è il tipo di risposta che mi dicono, vogliamo diventare meglio, vogliamo vincere. Oppure vogliamo mettere il cliente al centro. Centro, eh? O beh, vogliamo bla 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 bla. Un sacco di roba molto fluffy, molto difficile da afferrare, che non dice in realtà niente su quello che vogliamo fare e quali sono le azioni che vogliamo mettere in campo per ottenere un risultato. Parto da questo punto di vista, questo è quello che osservo, parlo con gli executive, parlo con i dirigenti e mi dicono well, questo è un passo prima, che questi sono tutti flag che mi dicono che fondamentalmente molte compagnie, molte organizzazioni non hanno una product strategy, quindi non hanno la capacità di pensare e creare quella che è una strategia di prodotto. Vi dicevo, parto da qua, vado a parlare con executives, quindi con dirigenti, e mi dicono, beh, abbiamo una strategia fantastica, ma abbiamo un problema sull'esecuzione. Problema sull'esecuzione, quindi abbiamo questa consapevolezza che stiamo facendo un grande lavoro dalla parte strategica, ma la parte esecutiva è lì dove abbiamo del lag, abbiamo un gap. E allora vado a parlare con le persone che stanno, diciamo, nello shop floor, le persone che poi producono il software, creano le cose, e quello che mi dicono quando gli chiedo che cos'è la strategia, qual è la vostra strategia di prodotto, è la roba che fanno i dirigenti, è la roba che fanno i manager, è la roba che fa la gente al piano di sopra. Noi non c'entriamo molto, ce la mandano, ce la spediscono, non è roba nostra. Oppure, peggio ancora, quando parlo con gli sviluppatori, mi dicono te la faccio vedere io, ti faccio vedere una cosa, questa è la product strategy che abbiamo, questa. Ora, io ho messo le pecette qui perché questa qui è una cosa vera, che viene da un progetto vero, e quando chiedo product strategy mi mandano una lista di roba da fare una dopo l'altra per una certa data. Questo non è proprio quello che io mi aspetterei da una strategia, da un pensiero strategico dedicato al prodotto. Perché? Perché questo modo di pensare c'ha un sacco di contro, c'ha un sacco di effetti negativi. Qua ne ho elencati un po', che sono il fatto che non riusciamo a fare alignment tra la direzione che vogliamo prendere e le azioni che facciamo, quindi le persone che lavorano alla base molto spesso lavorano senza un vero coordinamento, quindi si fanno delle cose che molto spesso non hanno molto senso considerando qual è il business goal. Il decision making è lento e, diciamo, molto farraginoso, perché le persone alla base non hanno assolutamente visione di quello che è l'intenzione e molto spesso sono paralizzate. C'è questo fenomeno del paralysis analysis, molto comune quando c'è un problema di strategia di prodotto. Un sacco di hand-off, cioè io faccio la mia parte, poi la passo a qualcun altro che fa un'altra cosa, poi la passo a qualcun altro che fa un'altra roba, un sacco di hand-off. Questo è un'altra conseguenza di non avere una chiara strategia di prodotto. Il lavoro è sempre misurato, è sempre ricompensato sulla base di cose da fare, non tanto sull'effetto che facciamo o su quelle che sono le conseguenze, diciamo, l'impatto del lavoro che facciamo. E qua, non so se in fondo voi leggete qua, c'è un sacco di processo, cioè tutta roba molto molto pesante, ci sono i report, c'è un sacco da produrre, un sacco di scartoffie, un sacco di slideware, un sacco di documenti che dobbiamo fare per aggiornare qualcuno che sta sopra di noi e così via. Poi c'è un altro elemento, è relativo all'innovazione. Il fatto che molto spesso chi fa software ha questa ambizione di creare un prodotto che sia innovativo, un prodotto che abbia un impatto così forte nelle vite degli utenti che possa essere chiamato innovativo. Che in fondo, quando parliamo di innovazione, parliamo di questo, parliamo di fare discovery e engineering. Ma molto spesso, quando ci sono questi processi, o meglio, questa mancanza di product strategy guida questi processi dysfunctional, che non sono non funzionano bene, l'effetto è questo, l'effetto è che su un grafico di questo tipo, quando
c'è l'informazione, quindi quanto sappiamo della cosa che dobbiamo produrre, del prodotto, quanto invece siamo avanti col progetto, molto spesso congeliamo le decisioni, quindi prendiamo delle decisioni molto prima, molto a sinistra di questo grafico, quanto ne sappiamo di meno. Cioè più andiamo avanti col progetto, più acquisiamo informazioni, però molto spesso quello che succede è che noi congeliamo quelle che sono le direttive, quelle che sono le specifiche, quelle che sono le caratteristiche del prodotto, in a very early stage, quando ne sappiamo veramente poco. Questo è dovuto al fatto che c'è molta confusione ancora, quando si parla di strategia non si capisce bene di che cosa si stiamo parlando. Molto spesso le persone pensano che sia goal setting, tipo dobbiamo avere 200.000 subscribers, questo è un goal, non è una visione, non è una visione di prodotto, non è una strategia, è un numero, è un indicatore, è una cosa che ci dice se stiamo andando bene o se stiamo andando male, ma non è una decisione strategica. Oppure ci dicono la product strategy è fare questo, poi questo, poi questo, cioè un action plan, un implementation plan. Una product strategy buona, efficace, che funziona, che permette a un'azienda di fare davvero la differenza, non è nessuna di queste due cose, ma in realtà è una cosa così. Cioè è un percorso, un path, che identifica il perché, il chi e il come faremo con una determinata cosa, lasciando la porta aperta per l'unexpected, per incorporare quelli che saranno i learning che abbiamo durante il processo, durante il nostro lavoro. C'è da mettere sopra poi una serie di principi, una serie di linee guida che quando andiamo a fare un lavoro di product strategy vanno in qualche maniera mescolati. E io ne ho trovati tre, che sono appunto il continuous learning, il fatto che partiamo dal presupposto che ne sappiamo poco quando cominciamo un nuovo prodotto, quando lanciamo un nuovo prodotto, quando cominciamo a lavorare su un nuovo prodotto ne sappiamo poco e quindi dobbiamo imparare. Dobbiamo fare in modo che i team, cioè che le persone che stanno facendo il lavoro siano le persone che hanno gli strumenti giusti per prendere le decisioni, quindi facciamo un empowerment di queste persone e soprattutto parliamo di valore. Non parliamo di produrre una cosa, ma parliamo di qual è l'outcome, qual è l'impatto di questa cosa che vogliamo produrre, qual è il risultato che vogliamo ottenere con questa cosa. Questi sono i principi, le linee guida che rendono una product strategy veramente efficace. Grazie. Ora, vi dicevo, qual è un approccio che funziona, un approccio che... parlando ancora di teoria, permette a delle aziende di cominciare a pensare alla product strategy in maniera diversa. Questa più o meno è una mappa, questa più o meno è quelle che sono, diciamo, determinati key point che creano un percorso attraverso il quale poi un'azienda riesce a maturare e ad acquistare una consapevolezza su un determinato prodotto. Si parte dal capire il dominio, quindi capire lo spazio in cui siamo, capire il contesto, chi sono gli utenti, quali sono le cose, quali sono i bisogni, chi sono i competitor, avere uno sguardo d'insieme su quello che è il landscape, su quello che è il mondo che ci circonda, andare a trovare quelle che sono le opportunità, creare un allineamento con una vision, con un obiettivo che ci serve parecchio orientarci per il futuro, esplorare qual è il possibile adiacente, si dice, quali sono gli step successivi che possiamo prendere per creare un percorso di sviluppo e in maniera continuativa prendere quello che abbiamo imparato, quello che stiamo imparando sul product development e rimetterlo dentro per orientare le future azioni. Vi dicevo, questo è un percorso, questi sono gli attori. Gli attori vengono da parti diverse dell'azienda, non è mai una persona sola, è uno sforzo di gruppo, dove abbiamo
architetti, abbiamo designer, abbiamo owners, abbiamo community manager, abbiamo program manager, abbiamo sviluppatori, ricerca, abbiamo tanti attori che portano tanti pezzi di conoscenza che ci permettono di orientarci bene all'interno del mondo, di comprendere quello che succede attorno a noi. E poi ci sono tanti modelli, brainstorming, però ce ne sono tanti altri, Worldly Maps, Lean Value Tree, Product Vision, WSJF, Canon Model, tanti tanti altri. Questa è quella che di solito è la cassetta degli attrezzi che si prende quando si va a fare un lavoro del genere. Quando c'è un'azienda che parte da quella fase lì, dove non è chiaro che problema stanno risolvendo, per chi, e la loro product vision molto spesso è: facciamo questa cosa perché vogliamo vincere, perché vogliamo essere migliori. Cominciamo questo percorso, un percorso che parte dall'understanding, e usiamo questi approcci qui. Figo. Però questa è molta teoria, è molta teoretica, sono principi che vanno bene, suonano bene, in qualche maniera risuonano con altre cose che abbiamo già sentito in altre parti, quindi con Agile, con Lean, con Design Thinking, con tante altre cose. Però come facciamo a mettere in pratica queste cose qua? Io vi dico, io sono molto attento a questo aspetto, io sono un pragmatista, perché penso che queste cose qui buone, ma credo che la maggior parte di voi già l'abbiate sentite, se non tutte, almeno insomma una buona parte. Non è difficile cercare queste robe qua. Voi andate su internet, è pieno di articoli, andate su Medium, è pieno il mondo di cose che vi spiegano cos'è una worldly map, come si utilizza brainstorming, come si fa questo, come si fa quello. Il fatto è che quando poi andiamo a lavorare, noi partiamo da questo ambiente qua. Parliamo da questo ambiente in cui abbiamo un prodotto. E poi abbiamo un sacco di idee che un po' arrivano dal capo, un po' arrivano dal sottocapo, un po' arrivano dalla rete vendita, un po' arrivano da quelli del marketing, un po'... non lo so, però abbiamo un bucket, abbiamo un secchio pieno di idee che in qualche maniera molto spesso poi vengono comunicate anche male, cioè ci viene detto fai questo, o crea un'app che fa questo, o aggiungi la feature che ti permette nell'app di fare questo. Però nient'altro sono che idee, nient'altro sono che qualcuno ha avuto una lampadina accesa e ha detto beh, dovremmo fare questo. Poi magari si è fatto dare i soldi, ha fatto un round di funding, è arrivato qua e l'ha messa qui. Questa è la realtà. La realtà è che molti team, molte organizzazioni hanno a che fare con una lista di robe da fare e un prodotto da sviluppare. Quindi, come possiamo partire da questo posto qua e arrivare a, diciamo, immettere quelle che sono le discussioni, quelle che sono le conversazioni che abbiamo visto prima, cioè orientate al continuous learning, orientate a fare empowerment sui team, orientate a creare outcome invece di output. Bello tutto, ma come partiamo da qua e arriviamo là? Potremmo partire da qua. Potremmo partire da prendere tutte queste idee, metterle su una matrice dove abbiamo l'impatto che ci aspettiamo e qua ci mettiamo l'incertezza, l'uncertainty. Wow. Voi mi dite che adesso io sono venuto qua da Berlino per farvi una matrice di idee così che credo che tutti quanti la conosciate. In realtà questa matrice qui non mi serve tanto a fare priorizzazione. Questa matrice è un po' un cavallo di Troia, è un trucchetto. È un trucchetto perché è uno strumento molto familiare, cioè viene spesso già utilizzato in azienda, quindi le persone non si spaventano quando vedono una roba del genere, però ci consente quantomeno di scavare un po' dentro queste idee, cioè di cominciare ad andare un po' a fondo di quello che c'è dietro quando la persona viene e ti dice facciamo questa cosa qua, dobbiamo creare l'app, dobbiamo integrare blockchain. Quando cominciamo ad andare qua, vediamo ok, qual è l'expected impact di integrare blockchain? Qual è l'incertezza? Cioè quanto sicuro sarei che se la facciamo ci abbiamo un buon risultato? E questa è una conversazione, questo è un buon inizio. Perché? Perché dove vogliamo arrivare alla fine di questa conversazione è un posto dove abbiamo fatto un certo scambio e abbiamo tutti quanti un'idea chiara su quello di cui stiamo discutendo.
E quando sappiamo che roba sono queste lampadine, sono low hanging fruits, e sono robe che non vale la pena tenere, e sono robe che hanno un'incertezza altissima, oppure che virtualmente sono buone idee, possiamo cominciare a raggruppare. Possiamo fare una specie di crowd sorting, una specie di sorting su queste idee, e possiamo vedere tipo, che ne so, scusate là dietro, che il primo gruppo condivide gli stesso target di utenti e condivide più o meno la stessa tecnologia. Il secondo gruppo di idee invece è dedicato allo stesso mercato e diciamo sta qui a cercare di ottenere la stessa opportunità, la stessa opportunity, questo suona male. Oppure questa qui è dedicata allo stesso internal consumer, so qualcuno che è in azienda che deve utilizzarlo. Tutte queste idee qui sono relative a come lo utilizziamo in azienda dentro. Tutte queste idee qua invece sono dedicate a degli stakeholder che ci hanno particolarmente cura di questo. Tutte queste idee qua, boh, qualche altro criterio. Quando chiediamo di ordinare le idee dentro, diciamo, altri secchi, altri bucket, e diciamo poi alle persone di scegliere loro quali possono essere i criteri su cui scelgono queste robe, la cosa si fa interessante. Perché dal momento che abbiamo un gruppo di idee, che abbiamo un qualcosa, possiamo cominciare a lavorare sulla comunalità. Le comunalità suona malissimo. Community. Ovvero, possiamo cominciare a fare domande tipo questa. Tipo, qua c'è un set di idee che ha qualcosa in comune. Perché stiamo facendo questo set di idee? Cosa vogliamo provare? Qual è la domanda a cui vogliamo rispondere creando questi prodotti qua che ci dice? Se lavoreremo qua, cosa impareremo? Questo tipo di discorso ci consente di appiccicare un'ipotesi sopra ciascuno di questo byte, di questi gruppi. Quindi per ciascun gruppo di idee possiamo metterci sopra una bella ipotesi. Possiamo dire, beh, noi pensiamo che fare, che ne so, una nuova app che integra blockchain per lo smart contract ci farà, non lo so, guadagnare clienti, ci farà entrare nel mercato, ci farà integrare dei partner che aspettano proprio questo. Boh, questa è una cosa buona, questa comincia a essere una conversazione interessante, e la conversazione può andare anche a un livello successivo, dove cominciamo a fare uno spot del problema, cioè qual è il problema che vogliamo risolvere con queste azioni qua, qual è l'outcome, qual è il risultato che vogliamo ottenere, o meglio, come il mondo sarà cambiato dal momento che abbiamo fatto queste idee qua, abbiamo sviluppato questa roba, qual è l'importanza, perché dobbiamo metterci soldi, perché dobbiamo investire tempo, mettiamola chiara questa roba, cioè cominciamo a parlare chiaro perché noi dobbiamo costruire questi pezzi qua. Come ci accorgiamo che stiamo andando bene, quindi la misura, se stiamo le metriche fondamentalmente, quelli che sono i possibili challenges, cioè le possibili sfide, e quelli che sono i rischi, quindi una risk analysis molto veloce, molto, molto rapida. Questa è una conversazione, cioè un template, un canvas, ma in realtà questa è una conversazione che, vi dicevo, persone come manager o come persone del team di sviluppo possono avere insieme e possono riuscire a raffinare molto bene quello che è l'ipotesi che sta in cima a un gruppo di idee. Vi faccio un esempio stupidissimo, cioè immaginiamo che la nostra azienda è un'azienda che si occupa di tracker, di fare tracciamento di cose, cioè abbiamo una tecnologia, la tecnologia ci permette di individuare degli oggettini e abbiamo deciso di fare questi oggettini un collarino per i nostri pet, quindi cani e gatti, no? E quindi c'è una persona che ci dicono dobbiamo fare l'app oppure dobbiamo sviluppare la feature che ci consente di fare il tracciamento del tuo cane e del tuo gatto. Ok, mettiamo chiaro l'ipotesi. Crediamo che se diamo la posizione dell'animaletto, del pet, diamo ai proprietari peace of mind, stanno tranquilli. Qual è il problema? Gli animaletti si perdono oppure vanno dove non dovrebbero andare?
Cosa vogliamo ottenere? Beh, vogliamo ottenere che nel caso le things go wrong, nel caso le cose si complicano, il padrone può andare a soccorrere l'animale perché sa dove l'animale sta. Perché è importante questa roba qua? Perché così facciamo vedere che siamo bravi a fare tecnologia di tracking. Questo qui è un prodotto che possiamo poi andare a usare come proof of concept per altra roba. Come misuriamo il successo? Beh, se abbiamo fatto un'app buona, cioè abbiamo un setup time corto, cioè le persone riescono a entrare nel prodotto, cominciare a usare il prodotto con poco sforzo. Ci abbiamo utenti mensili on iOS che cominciano a usare questo prodotto, che crescono. Ci abbiamo una percentuale di richieste, quindi interazioni che producono una location, cioè il fatto che ti dice dove sta l'animaletto. In un buon, diciamo, vicino al 100%, questo non è mai 100%. E quando poi mostriamo il prodotto, le persone che vengono a contatto col prodotto si iscrivono e fanno la subscription. Quindi abbiamo un selling funnel, monitoriamo il selling funnel. Quali sono i rischi? I rischi sono che le persone non capiscano che roba è, non si capiscono come si usa, quindi usability. La batteria muore, l'animaletto non si sa dove sta. Ci dice che l'animaletto sta qui, invece sta lì, quindi accuratezza dei dati. Veloce, questo è un esempio abbastanza stupido di un prodotto possibile, che però, se mettiamo di fronte queste domande a un team, a un manager, a qualcuno che deve dare le linee guida per un prodotto, questo è un sacco di informazione molto utile che riesce a fare in modo che poi chi va a creare il prodotto prenda le decisioni giuste. I saggi dicono che il software non è nient'altro che uno stack di decisioni una sopra l'altra, una sopra l'altra. E gli sviluppatori sono in ultima istanza quelli che rendono la conversazione qualcosa di concreto, che poi vanno a creare il prodotto con il loro understanding, con quello che capiscono. Quindi più informazioni gli diamo, meglio è. Più siamo precisi e efficaci, meglio le decisioni verranno prese quando saranno poi da sviluppare. Quindi siamo a questo livello qua. Ci abbiamo le idee, ci abbiamo un'ipotesi, ci abbiamo qualche altra informazione che è frutto quella. Possiamo andare a vedere se c'è ancora della commonality su questo livello qua, cioè se queste ipotesi in qualche maniera convergono, hanno qualcosa in comune. Per esempio, magari questa roba qua potrebbe essere il pet tracker, cioè noi pensiamo che fare il pet tracker ci dà un certo valore. E questa roba qua magari potrebbe essere il luggage tracker, cioè il fatto che mettiamo lo stesso aggeggino, però lo marchiamo, diciamo che questa roba qui è per tracciare il tuo zaino, tracciare la tua bici. Questa è la bici, questo è il pet, questo boh, è il sito internet, facciamo dove lo vendiamo. E questo, boh, altra roba. Diciamo, ok, wow, questa roba qua c'ha la stessa tecnologia e più o meno ha lo stesso, vuole avere lo stesso effetto, quello di far vedere che siamo bravi a tracciare la roba. Quindi questo qui è un expected value. È un expected value che potremmo chiamare un goal, un obiettivo comune. Quindi queste due ipotesi hanno come obiettivo quello di provare qualcosa che in qualche maniera è comune a queste due aree. E questo goal è qualcosa che noi possiamo raffinare ancora con un'altra conversazione. Possiamo andare a vedere chi sono gli utenti in target, qual è la situazione corrente, cioè la current situation, la situazione presente, cosa cambierà se noi riusciamo a ottenere queste cose che vogliamo provare con le bet, con le ipotesi, come misuriamo il successo e ancora challenges and risks. Altro esempio stupido, sempre sulle tracking capabilities, possiamo dire che l'obiettivo qui è creare delle tracking capabilities, cioè fare in modo che le persone utilizzino la tecnologia che sviluppiamo qui per tracciare la roba. I primary user sono i genitori o comunque i padri e madri di famiglia. Qual è la situazione corrente? Beh, c'è un sacco di stress perché la gente si stressa perché non sa cosa succede ai membri della famiglia o il pet. Un'altra idea qui potrebbe essere, che ne so, un bracciolino per tracciare gli anziani o per i bambini. Ci abbiamo la tecnologia del tracciamento, la gente ci dice fate tracciamento. Boh. Cosa cambia qui?
quando andiamo a sviluppare queste, quando sappiamo, quando abbiamo una buona certezza che riusciamo a soddisfare questo bisogno con i nostri prodotti, beh, che aiuteremo, saremo in grado di aiutare i genitori a prendersi cura delle persone che hanno attraverso la localizzazione, attraverso i servizi di localizzazione. Le misure di successo sono sicuramente la retention, sicuramente il MAU, cioè il monthly active user, le subscription, cioè revenue, questa roba qua cammina, questa roba qua comincia a tenersi in piedi. Ciò cioè, general risk è il fatto che abbiamo beccato il wrong target, cioè gli utenti non sono quelli che ci aspettiamo, quelli che magari hanno più valore. La tecnologia non è performante ancora, cioè non è accurata, la batteria si scarica, abbiamo un sacco di problemi a livello tecnologico. L'usabilità, non si capisce come si usa, è difficile. O l'effectiveness, cioè abbiamo fatto un buon prodotto ma non risolve nessun problema. Arriviamo a questo livello qua, dove in cima cominciamo a metterci una stella polare, dove in cima cominciamo a metterci una direzione, quella che è una vision, quella che è, che racchiude tutti i vari aspetti delle cose che stiamo provando a risolvere. E quando questa vision entra in gioco, boh, tutta questa roba qua è quella che possiamo creare, possiamo chiamare una buona product vision. Una buona product vision è un insieme di informazioni che parte dalle azioni e finisce su alla product vision, alla stella polare, a quello che guida tutti gli sforzi, e contiene tutta una serie di informazioni precise per prendere le decisioni a team level. La vision che mettiamo in cima è una roba così, è una roba che dice our product will, è qualcosa di proiettato nel futuro, fare in modo che le famiglie europee si sentiranno in controllo dei precious people and assets through smart devices. Noi facciamo smart devices, aiutiamo queste persone, il nostro mercato è il mercato europeo, e vogliamo fare in modo che loro si sentano in controllo. Se fossimo invece un online car marketplace che vuole fare robe con data, quindi big data, data analysis, possiamo dire che il nostro prodotto userà the power of data per guidare e informare le persone che vogliono comprare una macchina usata per la prima volta. Quindi noi facciamo tutto un set di prodotti, di features, che fanno poi quello che è il prodotto che vogliamo creare, che aiuterà queste persone a risolvere questo problema. E se invece fossimo un automotive startup che fa degli aggeggini che aiutano le persone a connettere la macchina, potremmo dire che il nostro prodotto sarà la maniera migliore per trasformare the people's beloved old cars, so macchine vecchie, macchine anzianotte, diciamo, che magari sono old timers, sono new timers, quindi hanno 20 anni, hanno 30 anni, però ancora una buona macchina. Vogliamo dargli l'opportunità di prendere questa macchina e connetterla e farla una connected car. Noi gli diamo la tecnologia e gli risolviamo questo problema. Mettendoci la visione, vi dicevo, siamo a questo livello qua, abbiamo una product vision, abbiamo una roba solida, abbiamo un sacco di informazioni, e questo approccio qui è quello che si chiama il Lean Value Tree. Il Lean Value Tree è la maniera con cui riusciamo ad esplorare bene tutti i livelli di informazione che ci servono per creare un prodotto efficace, a partire dalle iniziative, quindi dalle singole iniziative, da qualcosa che, se magari siete pratici di Scrum o di altre discipline, altre sorceries, sono magari le epiche, queste sono le epiche, via via su a quello che può essere un ciclo di 18-24 mesi. LVT, vi dicevo, l'Invalue Tree è un tool visivo che serve appunto a rappresentare tutta questa mole di informazioni a diverso livello, strutturarlo e fare in modo che i leaders e i team discutano, perché quello è l'obiettivo è la discussione, creare connessioni all'interno dell'azienda affinché poi si possa fare una buona disamina dei rischi, delle opportunità, e avere la capacità di rioprioritizzare le cose in maniera veloce.
vi dicevo, la leading vision è la direzione a cui puntiamo, cioè è la prima bussola, è il primo strumento di decisione. Se noi settiamo una leading vision che dice European customers, se è una roba specifica per gli Stati Uniti, se è una tecnologia che hanno solo gli Stati Uniti, non la facciamo. È una roba che già ci dice cosa non facciamo. Sotto ci sono gli high-level goal, che fondamentalmente è come proviamo, come trasformiamo la vision in reality. Questo è il primo livello di how. Poi abbiamo le bets, che sono relative a quelle che sono le cose che vogliamo provare a essere valide per i nostri utenti, provare a dire che facciamo questa roba qua perché crediamo che abbia un effetto. E sotto, ecco appunto, le cose che faremo. Queste sono le cose che andremo a fare nel quotidiano. Ecco che facciamo una connessione tra vision e azioni che potrebbero prendere anche una piega piuttosto esplorativa quando cominciamo a parlare di esperimenti, quando non parliamo più di una cosa sul delivery, ma quando cominciamo a mettere dentro un elemento di continuous discovery e diciamo: queste robe qui sono le cose che noi approcciamo sperimentalmente, per cui abbiamo la capacità di creare cose, analizzarle, misurarle in maniera molto veloce e connetterle con la leading vision. Bello, un sacco di roba, forse troppa. Molto spesso vengono fuori un sacco di idee, vengono fuori un sacco di cose. Il problema è che l'azienda qui è quella della capacità, è quella che non possiamo fare tutto. Un sacco di roba, sono un sacco di bet, un sacco di esperimenti, un sacco di cose. Dobbiamo concentrarci, dobbiamo andare a vedere quali sono le cose più valide da fare adesso. E dobbiamo cominciare a escludere quelli che magari sono dei rami che non sono così promettenti come invece ne sono altri. Perché, come vi dicevo, questi sono problemi economici one-on-one, cioè dobbiamo decidere come allocare le nostre risorse. E questo è un elemento fondamentale di Elling Value Tree. Perché l'Invalue Tree è un sistema dove riusciamo a integrare molto bene dei sistemi di priorizzazione avanzati. Quindi robe che ci consentono di arrivare qua attraverso cose come il Kano Model. Cioè, quanti di voi hanno utilizzato Kano Model? È uno strumento molto importante per capire dove vogliamo investire. Rice, chi ha sentito questo strumento? Yay! Rice è una conversazione molto molto utile per capire quanto è grosso, quanto è importante una bet nel linguaggio di Value Tree, ovvero quante persone raggiungiamo, reach, sommato all'impatto che prevediamo questa cosa possa avere, sommato alla confidence, cioè quanto sicuri siamo che questa cosa abbia un impatto, sommato all'effort che pensiamo ci debba andare. Quindi questo è quanto è grande il lavoro, quanto siamo sicuri che questo lavoro abbia in realtà un'efficacia, quanto è grande questa efficacia, a quante persone la mandiamo. Ma ce ne sono tantissimi, vi dicevo, io adesso vi faccio una disamina molto ad alto livello. Questo forse è il mio preferito. Chi è che conosce Don Reinertsen? Don Reinertsen, big fan here, yeah. WSJF, so weighted shortage of first, ovvero il valore per il business per l'utente sommato al time criticality, cioè a quanto è importante farlo adesso piuttosto che domani, sommato a quelli che sono i rischi e l'opportunity, queste qui sono delle euristiche chiaramente, diviso la grandezza di un lavoro, la grandezza dell'unità del lavoro che ci serve per mettere fuori qualcosa. Questi sono strumenti, sono conversazioni che quando abbiamo tutto sul tavolo con l'Invalue Tree vengono fuori molto bene, perché riusciamo a priorizzare a livello di bet, riusciamo a priorizzare a livello di goal e riusciamo a priorizzare anche a livello di initiative. Le cose che impariamo rientrano, per cui poi si creano nuovi branch, si creano nuovi goal, si creano, o le bet vengono provate vere o false, quindi entrano ed escono. E stessa cosa le iniziative, quindi c'è sempre questo ciclo, e questo è un ciclo che di solito dura 3 mesi, diciamo, sì, almeno 3 mesi le prendono.
E dicevo, ad ogni livello noi abbiamo una metrica. Questo adesso penso che cominciamo a andare fuori tempo. Velocissimo sulle metriche. Vedete che ad ogni livello noi abbiamo sempre delle metriche che ci indicano su come stiamo andando. Non è la metrica quella che cerchiamo, ma è l'outcome. La metrica è la maniera con cui riusciamo a capire se stiamo sulla strada giusta, se ci stiamo muovendo bene. Caratteristiche della buona metrica sono sempre le stesse, cioè valore vero, cioè cose che ci dicono che è veramente una roba che importa ai customers. Sono robe sensitive, cioè si muovono, e sono simple, cioè sono cose che riusciamo a comunicare bene, non sono troppo astruse. Quattro dimensioni delle metriche, queste sono le mie preferite, che utilizzo sempre sui progetti, ovvero metriche di qualità, metriche che ci dicono la scala, metriche che ci dicono l'engagement e metriche che invece ci dicono il revenue, perché ultimately siamo qua per il profitto. E l'in-value tree si presta benissimo a fare questo discorso di top-line metric contro operational metric, cioè ovvero top-line metric, che sono delle cose che misurano i goal, che hanno dei cicli più lunghi, che sono delle metriche più grandi, appunto sono DAU o MAU, sono cose che misuriamo sul lungo termine, e invece cose più operational, cose più vicine, che sono metriche che si muovono più velocemente, metriche diciamo più sensibili, metriche che hanno la capacità di essere influenzate in maniera più rapida. Qua vi faccio un esempio, per esempio se sul goal abbiamo come top line metric il monthly active user, sulla bet potremmo avere il CAC, ovvero il costo di acquisizione dell'utente, di active, ma in realtà acquisition. Ok, sacco di roba. Però questa era la mia promessa: condividere un po' quello che ho osservato, che ho visto in giro, il fatto che molto spesso quando parliamo di product strategy c'è tanta confusione e molto spesso le aziende non hanno una product strategy, il che le porta, questo è il mio take, a delle conseguenze che sono visibili come il misallineamento, come come un sacco di cose negative che li frenano. Abbiamo dato un'occhiata a quali sono gli strumenti che utilizziamo. Come faccio product strategy? Il lean value tree è la maniera con cui guido almeno le conversazioni all'interno dell'azienda su questi punti qua per raggiungere quel livello di informazione. E l'outcome è semplice. L'outcome è la maniera con cui riusciamo a vedere gli utenti che utilizzano i prodotti di un'azienda in maniera molto più appassionata, diciamo, molto più vicina, e la distanza tra le persone che fanno le cose e le persone che le usano è veramente veramente ridotta, ovvero lo scambio di informazioni, la reazione tra gli utenti, tra quello che gli utenti vogliono e quello che riusciamo a fornire dal lato azienda è veramente corta, quindi la latency si riduce. Ok, passiamo di qua allora. Vi dicevo, vi ho dato un po' di informazione. C'è qualche cosa in particolare che risuona? Qualche cosa in particolare che ritenete valida? Qualcosa che non riporta? La palla a voi. Oh, spoiler. Provo a rompere il ghiaccio con una challenge che noi stiamo affrontando, che in realtà ci lascia sempre un po' spiazzati, è come gestire poi questa mole di conoscenza nel tempo. Inizi a avere tanti goal, tanti pezzi che si muovono, conoscenza accumulata a diversi livelli, e è molto difficile tenerne traccia, perché poi ovviamente si inizia magari a ripercorrere cose senza saperlo. È un punto interessante, perché questo apre la porta alla documentazione estrema. Cioè, mi sembra che una delle soluzioni che sia più adatta, o meglio, più comune alle persone che dicono stiamo imparando tanto, però come facciamo a trasmettere questa conoscenza, e cominciamo a documentare.
quindi cominci a vedere le pagine di Confluence che diventano lunghissime, o che si creano pagine, sottopagine, sottopagine, sottopagine. È un approccio che ho visto, cioè che vedo molto spesso, che però devo dire è relativamente efficace, cioè vedo tante cose che si creano, ma poche persone che poi vanno a fare, vanno a consultare. Io credo che uno degli asset, diciamo, fondamentali di un'azienda è la capacità di fare retain delle persone. E le persone che vanno dentro questo percorso riescono poi a comunicare molto bene le cose che hanno imparato e riescono a diffondere la conoscenza in maniera organica. Quindi non c'è bisogno tanto di spiegare o di riandare a rileggere o di riandare a vedere. Magari potrebbe essere il caso che diciamo andiamo a vedere 3 mesi fa quando abbiamo provato a fare questo, o 2 anni fa quando abbiamo provato a fare quest'altro. Però 2 elementi. Il primo è, dovrebbe esserci qualcuno che riesce a ricordarsene e quella cosa ha già influenzato altre cose all'interno dell'azienda, quindi dovrebbe essere già qualcosa di organico, presente. E il secondo punto è il fatto che dal momento che ci muoviamo non è detto che le cose che abbiamo fatto 2 anni fa sono ancora valide. Dipende molto dal dominio su cui uno si muove, perché naturalmente ci sono diverse velocità, diversi spazi, dipende da che tipo di prodotto facciamo, che tipo di audience ci rivolgiamo. Però è molto comune nel software il fatto che le aspettative degli utenti evolvono in maniera molto veloce. Cioè prima dell'iPhone l'aspettativa era un tipo, arriva l'iPhone, 1 mese dopo è un'altra roba. Si parla sempre del wifi sull'aereo, era fantascienza, il giorno dopo ci stiamo lamentando e va piano. Quindi secondo me c'è anche questo elemento qua, elemento che la conoscenza nel nostro campo, o meglio in alcuni dei campi che il software affronta, scade in maniera molto veloce, e quindi certe volte è pure bene tornare sui propri passi e rimettersi in discussione. Altri spunti? Oh, ben 3. Cominciamo da qua. E quale può essere un modo ottimale per portare questo genere di approccio in un progetto già avviato? Ok, fondamentalmente quello che ho cercato di raccontare qua, cioè partire da quello che abbiamo. Cioè, start from where you are, right? Non dobbiamo andare a forzare troppo la mano, perché secondo me poi non hai tanta capacità di influenzare i discorsi, ma partire dal fatto che tu stai costruendo qualcosa e c'è un backlog da qualche parte. Potremmo magari, che ne so, se in una tua azienda ci sono altri product owner o ci sono degli sviluppatori particolarmente interessanti o c'è un manager particolarmente illuminato, cominciare a fare questo tipo di discorso, ma come ti dicevo prima, che è un cavallo di Troia, perché quello che ci serve è cominciare a raggruppare le cose e pensare perché stiamo facendo questa roba qua. Questo è un esercizio che di solito, se fatto in un gruppo relativamente piccolo di 4-5 persone, anche in maniera carbonara, prende 2 ore, 2 ore e mezzo. 2 ore e mezzo riesci più o meno a dare un'occhiata a quello che è il backlog, diciamo, quantomeno quello vicino, organizzare le cose e esci che quantomeno abbiamo un'idea sul perché, su quali sono le cose che vogliamo provare qua. Questo tipo di messaggio può essere poi impacchettato, può essere presentato a qualcuno che magari ha più influenza, quindi la conversazione si allarga, oppure una cosa che ho visto molto fare è facciamo questo tipo di esercizio, poi ci sono le persone che vanno fuori e dicono ehi, mi dai un feedback, io penso che stiamo facendo questa roba qua per questo, ma è vera questa cosa? Che ne pensi tu? La cosa si allarga e comincia piano piano a diventare una cosa più... più ricca, e dal momento che comincia a essere così che la conversazione si comincia a spostare non tanto da qua, che continua a essere un elemento della pitch, cioè continua a essere un elemento importante, però è solo uno tra tanti, allora c'è la possibilità che ci sia un certo cambiamento anche all'interno anche a livello di mindset. Però ecco, di solito questo qui è il punto da cui partiamo. Anche un gruppo 3-4 persone, diamo un'occhiata al backlog, diamo un'occhiata alle azioni, le raggruppiamo, ci chiediamo perché. Lì, qual è il tuo nome? Ciao Francesco. Ciao Francesco. Avevo 2 domande. Sì. Uno, volevo capire quanto fare questa sorta di
privatizzazione, che sono la privatizzazione con quanto, e l'altra era sulla parte degli esperimenti. C'è? Intendevi A/B testing, POC o solo ricerca e sviluppo, cioè, nel senso a quale livello fermarsi? Ah, è interessante, due domande molto interessanti, grazie. La prima è a livello di ciclo e dipende molto dall'azienda e dal prodotto. Caso abbastanza comune è uno che una volta ogni 3 mesi ci si siede a fare integrazione del learning che vengono dal basso, almeno a livello di goal, cioè si fa quello che è diciamo l'analisi delle bets. Si vede se le bets sono valide e si fa il classico keep, turn down o no, keep, stop o well, ok. Possiamo decidere se fermare la bet, possiamo decidere se continuare a investirci, possiamo decidere se invece cambiarla, cioè fare pivot o rimetterla un po' più a fuoco. Di solito questo ciclo qui è un ciclo che prende 3 mesi. Però ci sono aziende più lente, ci sono aziende dove questa roba qua succede 2 volte l'anno. E come ti dicevo, la vision invece è un'orbita, diciamo, è un ciclo molto più lungo, almeno 18, anche 24 mesi. Questo è di solito la cadenza. Mi chiedevi di esperimenti. Gli esperimenti, in realtà, qui un elemento di cui non ho parlato è il gap tra la bet e le cose che facciamo qua. Partiamo da una situazione in cui molto spesso le cose da fare ce le hanno assegnate. Però l'ideale è che noi assegniamo una bet a un team e il team decide come esplorare quella bet, quella ipotesi. E quindi abbiamo A/B test, se stiamo testando qualcosa di fare per A/B test, se facciamo invece un prototipo possiamo fare ricerca e sviluppo, se facciamo invece possiamo avere delle tattiche di validazione addirittura anche più rapide, quindi ne so, paper prototype, scenari, ricerca, interviste, anche cose che non per forza sono software, ma che ci aiutano a capire quello che stiamo facendo. Ci siamo? Grazie. Ciao, no, il tuo nome? Sono Pietro. Che fai nella vita? Io sono un sviluppatore freelance e aiuto alcune startup spesso. Per quello mi domandavo, io mi fa qui lavorare con aziende magari da 5 persone, 10 persone, cose che magari sono nate da pochi mesi o, o comunque piccole aziende. Noto che mi sembra notare invece che tu hai molta esperienza soprattutto con aziende molto grandi e strutturate. Mi domandavo se il Lean Value Tree può avere, cioè se hai bisogno di adattamenti per adattarsi a una situazione in scala molto più piccola, o se consiglieresti qualcos'altro, o se va bene esattamente uguale. È una domanda interessante, perché sì, la mia esperienza, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, è molto sul lato enterprise, cioè molte aziende che, anche le startup con cui lavoro, sono startup da 160 persone, con sede negli Stati Uniti, sede in Germania, e hanno un approccio, diciamo, diverso da quello che può essere una startup da 5 persone. Secondo me il punto qui non è tanto il Lean Value Tree, ma quanto la conversazione e le informazioni che riusciamo a raccogliere. Cioè questo è il Lean Value Tree, è una maniera con cui riusciamo a organizzare quella che è una conversazione all'interno dell'azienda. Però quando abbiamo un ambiente di 6 persone, quando diciamo la complessità sociale è bassa, quindi raggiungere ognuna di queste persone è facile, la struttura può essere anche molto più morbida, la struttura non deve essere per forza così prescrittiva. Però dobbiamo arrivare lo stesso al risultato, cioè il fatto che abbiamo 5 persone non ci esime dal mettere chiarezza su dove stiamo andando, su come arriveremo là, su quali sono le cose che crediamo e che dobbiamo valutare e qual è la roba che stiamo facendo. Quindi sì, Lean Value Tree potrebbe essere uno strumento che si adatta anche a un contesto più piccolo e più rapido, con dei cicli a quel punto molto più rapidi, magari tu c'hai 6 settimane qui per fare validazione, e guida queste che sono delle conversazioni che addirittura potrebbero essere anche tipo settimanali, bisettimanali. Grazie. Mi collego a Pietro, anche perché poi ci sono anche per le start-up che... Qual è il tuo nome? È Francesco. Francesco. E
Appunto, infatti è curioso rispetto ai progetti che, mm-hmm. che hai seguito, l'enterprise che hai seguito, quanti goal, quante bet avevi mappato per avere un'idea, cioè siano decine o unità. Ok. E invece se a un livello più piccolo taglieresti un livello, quindi potresti andare anche solo con le bet o solo con i goal. Bella domanda. Allora, ti rispondo alla prima, che è più facile, perché basta che mi ricordo tutte le varie sessioni. Sì, certe volte qua si espande tanto, certe volte qua magari tu arrivi anche a 12 bet che racchiude in 6-7 gol. E questo è dove partiamo. Però poi, ecco, poi entra appunto il fattore capability, che non è che possiamo esplorare tutta questa roba. Certo. Poi dobbiamo... i constraint qui in realtà sono due. È un constraint di tipo... diciamo di capability, cioè non abbiamo abbastanza team, ma è anche il fatto che la tecnologia non ci supporta, cioè questa roba qua va bene quando la tecnologia scorre bene, quando c'è una buona architettura, quando le cose sono disaccoppiate, quando si riesce a creare valore in maniera molto molto rapida. Quello che dicevi tu invece di saltare un livello, perché no? Cioè se l'informazione c'è già, non è necessario per forza seguire la struttura. Vi dicevo, la struttura è qualcosa che ci aiuta, però se noi già ci rendiamo conto che siamo in un punto in cui qualche cosa è superfluo, beh, possiamo discuterne e possiamo implementarne. Cioè, il core è sempre quello, il core è inspect and adapt. Possiamo partire da qua, vedere che ci mettiamo troppo tempo, vedere che ne so, che i goal in realtà non ci servono, ma per esempio già questi 5 elementi qui rappresentano perfettamente la cosa che facciamo. Cool. Ciao! Ciao. Provo a fare la domanda che è difficile anche per me. Vai, vai. Tu nel definire la product strategy sei partito dalle idee, tu dove ci sono delle idee che magari sono nate dal marketing, dal manager, eccetera, per poi costruire l'alberatura ed arrivare alla migliore dell'azienda. Precedentemente avevi detto anche, correggimi se sbaglio, che si fa spesso poi nel realizzare poi le idee, le persone che le realizzano sono poco empowered. Quindi io volevo capire come in un'azienda, per esempio, che ha 7-8 team, come effettivamente le persone che poi lavorano sul prodotto sono empowered in questo raccontato. È un elemento importante, perché quello che vi ho raccontato è un percorso, cioè una storia di partire da delle azioni e arrivare a quello che è il quadro della situazione. Però questo è un punto di partenza, questo è un punto in cui noi cominciamo quello che è un'evoluzione, che cominciamo a parlare appunto di outcome, di efficacia di determinati punti. Però questo non è un punto di arrivo, meglio questo di prima qua, quando ci sono le initiatives. Le initiatives fondamentalmente sono cose che ancora ci dicono dovete fare questo. Qui c'è un passo ulteriore che magari non ho spiegato bene, cioè il fatto che a questo punto il fatto di comunicare cosa deve essere fatto, cioè costruire questo coso, quando queste conversazioni entrano a regime diventa un po' superfluo, perché quello che poi ai manager o ai leader importa è questo livello qua, cioè dovrebbe arrivare a questo livello qua. Come facciamo l'esplorazione di questa bet? Questa roba qua diventa appannaggio dei team, e a quel punto lì noi diciamo che il nostro lavoro da parte manageriale è fornire ai team quanta più informazione in maniera precisa riusciamo affinché queste persone riescano a rimanere focused on quella cosa che vogliamo. Ci siamo? Sì, sì. Yeah. Grazie a te. Vai! Penso anche comunque uno può invitare queste persone dei team a fare l'imprenditrice, sì, insieme, nel senso non deve essere un'operazione solo dei manager, perché altrimenti poi, come diceva giustamente lei, si finisce che abbiamo fatto tutto questo lavoro, tutti i manager sentono in power, ma le persone che devono fare le cose no. Cioè chi inviteresti a fare questo workshop? C'ho la slide. Ah, giusto. Per tutti. Eccola, inviterei tutti,
cioè diciamola chiaro, inviterei quante più persone possibile, cioè, perché quello che è importante quando si fa un discorso del genere è il livello di conoscenza. Molto spesso la conoscenza è distribuita all'interno dell'azienda, non c'è una persona che sa tutto, dobbiamo prendere dei punti di vista diversi che arrivano da punti di vista, da cose diverse. Hai ragione a ricordarmi un punto, che è quella della partecipazione, cioè l'Invalue Tree per sua natura è uno strumento che tende tanto a includere, cioè tende molto a creare informazioni attraverso la conversazione, rispetto invece a creare dei modelli statici che congelano l'informazione e la passano. Però sì, io farei un early involvement di tante persone. Altri spunti? Altre cose? Altre cose che proprio dite, questa no, questa non mi riporta, pure da me non si potrà mai fare. Io... Sì. Ramin, avevo un dubbio, dicevi un prodotto esistente, cioè prodotti ci sono delle idee. Mm-hmm. Mi chiedevo se però quelle idee magari sono nate per pura speculazione, quindi magari sono state generate in maniera agnostica rispetto al contesto e quindi magari poi vengono falsificate dalle varie ipotesi, però comunque c'è un ciclo di 3-4 mesi. Cioè cosa fare in queste situazioni dove le idee magari sono pura speculazione del team perché sono delle idee poco informate rispetto a tutto quello che c'è intorno? È un punto piuttosto comune, anzi è più comune di quanto sembri, perché molto spesso le persone approcciano questo discorso partendo dalle proprie intuizioni o dal proprio punto di vista. Cioè questo è un mantra che ci ripetiamo sempre, che noi non siamo gli utenti, quando molto spesso ci sono le persone che hanno la pretesa di conoscere i propri utenti ancora meglio di loro stessi. Esatto. Secondo me il punto è questo: quando cominciamo a fare un discorso così, difficilmente queste cose passano questo gate, riescono a passare questo filtro. Quando le cose sono pura speculazione, come dicevi tu, agnostica, quando parliamo, ok, qual è il valore, ok, perché questa roba è importante adesso, qual è l'opportunità dall'altro lato, qual è il rischio che la facciamo, quanto è grossa questa roba qui, difficilmente un'idea che non si regge in piedi non passa, riesce a passare questo filtro. Però c'è anche da dire che molto spesso queste idee sono dell'hippo, sono del highest paid person in the room. E in quel caso forse la strategia migliore sarebbe minimizzare il lavoro necessario per provare che la betta è falsa. Quindi se noi siamo nel punto in cui già riusciamo a fare un discorso del genere, in cui ci danno la betta da sviluppare, noi investiamo relativamente poco lavoro, riusciamo già a falsificare questa betta abbastanza semplicemente, perché già esponendola alla realtà non si regge in piedi. Mm-hmm. Grazie. Altre domande? Forse altre? Una domanda. Vai. Di follow up. Cioè quindi praticamente, mm-hmm, diciamo il primo step è molto, se ho capito giusto, bottom up. Sì, è bottom up. Ma questo è un approccio, è uno dei tanti. In realtà c'è anche l'approccio top down. Perché adesso menzionavi che poi c'è una sorta di change dove magari invece ci sono le bette goal che arrivano dall'alto. O comunque sì, arrivano da delle conversazioni che in qualche maniera partono già da questo livello. Quello che vi ho raccontato io è più un approccio da adoption. Cioè arriviamo in un punto dove abbiamo un backlog di roba da fare, abbiamo gli stakeholder, abbiamo un prodotto che cammina. Come possiamo cominciare a mettere dentro quelli che sono i nostri principi di empowerment per i team, di learning first o di outcome over outputs? Tutte belle cose, come le rendiamo concrete? Bottom up funziona molto bene. Però quando poi l'azienda comincia a maturare, quando c'è un'organizzazione che comincia già a pensare in bets, Thinking in Bets è un libro molto interessante tra l'altro, quando comincia a pensare in bets, a quel punto le bets diventano dominio specifico di team e quindi in qualche maniera, come dicevo prima, il ciclo, ciclo è quello che vi facevo vedere prima, per cui magari cambia la vision o la vision si aggiusta, magari cambiano i goal, un goal viene ricalibrato, ecco che le bets
hanno, qui in questo caso per calibrare i gol vuol dire creare un nuovo bet. Ciao, mi chiamo Vadim. Vadim. Volevo chiedere, c'è uno strumento digitale che permette a, diciamo, ad avere questa struttura e seguirla, magari qualche sito o qualcosa? Strumento digitale dedicato all'Inventory Tree? No, non c'è. Però io sta roba qua la faccio con Miro. Una cosa che succede spesso è che le aziende mi dicono: oh vabbè, ma noi qua siamo remote first, quindi non ci fa fare robe con i bigliettini, non ci fa fare robe con le cose. Va benissimo, cioè non sono un purista del post-it. Però esistono un sacco di strumenti che ci consentono di fare le stesse più o meno interazioni che abbiamo quando abbiamo le persone in una stanza. E uno di questi, ce ne sono tanti, c'è Mural, tanti altri, però quello che a quanto pare adesso sta avendo molta traction si chiama Miro, prima si chiamava Real Time Board, e ci consente di strutturare cose così. Beh, ci consente di creare questo tipo di esercizio, cioè l'esercizio bottom up. L'ultima volta l'ho fatto 2 giorni fa, utilizzando Miro, utilizzando altre 2 persone che sono in altri 2 uffici differenti. Abbiamo fatto queste card, abbiamo fatto un brainstorm su quello che è il backlog corrente, su perché facciamo le robe. Dopo un paio d'ore l'abbiamo tirato su. Molto rozzo, non siamo andati nel dettaglio, molto, come posso dirti, un primo step, però già cominciano ad emergere degli elementi che permettono alle persone di allinearsi. Questo è importante. Grazie. Grazie a te. Ciao! Io vi farò una domanda per portare un'esperienza. Vai! Noi abbiamo provato in azienda a fare qualcosa di simile, partendo dal basso, provando ad adottare WSGF. Quello che ho notato è che, allora, intanto abbiamo lavorato tanto su cose piccole e questo ci ha portato a difficoltà nell'ingaggiare poi il management nel fare l'esercizio. Nel senso che alla fine quello che ci hanno trasmesso è: ok, adesso ci chiedete di mettere qualche euristica, qualche numerino in questa tabella, ma io so già cosa voglio fare. E quindi abbiamo trovato difficile ingaggiare soprattutto con l'esercizio. E forse perché il livello anche di granularità degli item su cui abbiamo lavorato era forse troppo piccolo. Troppo granulare, dici. Può essere. Può darsi che sia il caso. Io non conosco esattamente a cosa ti riferisci. Però sappiamo già che cosa vogliamo fare, è una cosa che ho sentito, cioè una cosa che non mi è nuova, anzi. Sappiamo già cosa dobbiamo fare, perché? Perché è il momento giusto, quindi time criticality, perché c'è un sacco di valore e i nostri concorrenti non lo stanno esplorando, perché c'è relativamente poco rischio e un sacco di guadagno, perché il job size è piccolo. WSJF ti dovrebbe aiutare molto su questa conversazione, però poi entra forse anche in gioco un elemento psicologico, che persone dicono: non è il mio lavoro, non voglio stare qua, mi stai antipatico, whatever. E, è molto più complesso a quel punto, poi entriamo in un dominio di complessità difficile, cioè o meglio, che ha bisogno di altri strumenti, ecco, mettiamolo così. Magari anch'io condividere una roba, il ragazzo che ha parlato, fatto la seconda domanda. Noi facciamo cicli di 8 settimane, facciamo 2 di discovery e 6 di delivery. Quindi abbiamo un po' di strategia, diciamo, dall'alto, dei goal abbastanza grossi di impatto sul prodotto, dove vuole essere portato, e invece quello che viene dal basso normalmente viene prioritizzato con Rise. Sì, in 8 settimane. A me personalmente non mi fa impazzire, vabbè, noi non usiamo questo sistema qui, quindi facciamo discovery, facciamo anche un po' di R&D, però pianifichiamo già 6 settimane in quelle 2 di discovery, quindi facendo POC, facendo pianificando l'attività. Ed è un po' tanto, secondo me. 2 settimane o il ciclo? È tanto fare 2 settimane di analisi per pianificare 6 settimane di lì. Esatto, perché uno, questo dici bene, uno degli elementi che
diciamo, secondo me contraddistingue molto il fatto che facciamo product development sul software è la variabilità. Il fatto che molto spesso in due settimane riusciamo a esplorare tantissimo, forse anche troppo tempo, molto spesso altri casi invece due settimane non sono abbastanza. Quindi a differenza della manifattura, il software ha una variabilità molto alta, quindi le cose che dobbiamo trattare, le cose, i prodotti che dobbiamo scoprire variano molto. E come dici tu, queste cadenze qua sono utili quantomeno per controllare un po' il flow, cioè per avere quantomeno una maniera di fare un delivery che è timely manner, no? Si dice, quantomeno c'hai delle aspettative, riesci a controllare quello che succede, però di contro riescono a rispondere abbastanza lentamente a quella che è la variabilità, cioè come dicevi tu, magari è troppo, magari è lento, magari invece becchi una cosa che è particolarmente dura da crack e c'è bisogno di più tempo. Di solito queste robe qua è uno sweet spot, no? Dicono 6 settimane è un altro tipo di ciclo che ho sentito molto, perché 6 settimane sono 3 sprint alla fine di ogni sprint riesci a fare una release, bene o male un taglio verticale. Noi si tiene. Non facciamo un sprint, lasciamo 2-3 volte a settimana. Immaginavo, sì, tu non mi hai detto sprint, però 6 settimane, dicevo, è un ciclo che piace molto in giro, proprio perché dentro al 6 ci ficchi 3 sprint o ci ficchi 3... diciamo iterazioni da due settimane, che di solito sono, non so la tua esperienza, però di solito sono sufficienti quantomeno per fare un primo working skeleton, per fare un giro di refinement e per farlo camminare. Anche perché la tendenza c'è, cioè, se aumenti il tempo, aumenti lo scope e diventa anche poi difficile fare dei test efficaci che ti danno le risposte più veritiere. Questa è la legge di Parkinson, che dice che se tu assegni un determinato tempo a un determinato task, quel task prenderà tutto il tempo. In realtà parla della burocrazia, dice se la burocrazia tende a espandersi per tutto lo spazio che può raggiungere, quindi è un fenomeno osservato in natura. Ok, altre domande, altre osservazioni? A questo punto penso sia il caso di ricordare che io torno a Berlino il fine settimana, però ritorno a Milano a novembre, dove faremo 2 giorni di full immersion sul Lean Value Tree e in generale sul Product Management con i fantastici ragazzi di Amascoperta, che oggi, solamente per oggi, hanno preparato il discount code dedicato a chi è venuto qua stasera a parlare di Product Management con me, di Product Strategy. E mi piacerebbe tanto rivederci ancora a novembre, se volete farci un pensiero mi farà, saremo tutti contenti. Grazie mille per essere venuti.